Signore e signori, buonasera e bentornati. Io sono Lexi, questo è un canale sul quale mi piace lanciarvi spunti di riflessione sugli argomenti più disparati e oggi volevo tornare a parlare del mondo di YouTube e contemporaneamente di marketing, perché c'è una cosa che ho visto molto pubblicizzata che mi ha colpita in maniera particolare, ovvero c'è stato un periodo in cui andava di moda da parte delle YouTuber e soprattutto una cosa anche che va molto di moda nelle community di cosplayer, andare a indossare delle lenti a contatto colorate per appunto andare a interpretare meglio il determinato personaggio. Di solito sappiamo che quelli dei cartoni animati tendono ad avere dei colori degli occhi molto particolari, che se non avete, insomma, si fa in un attimo, si compra lente a contatto colorata, si mette dentro e si ha il colore degli occhi perfetto senza doversi photoshoppare. Altra cosa molto utilizzata per questioni estetiche, può piacere, oppure nel mondo, nella community Lolita, vanno di moda queste circle lenses, che sono delle lenti a contatto più grosse e che fanno questi occhioni da bambola. Comunque in genere ci sono tantissime persone che o per curiosità o per appunto attori o per cosplay o cose del genere vanno ad utilizzare lenti a contatto colorate. Si trovano anche in versione graduata e vengono molto pubblicizzate. Deve esserci stata qualche collaborazione anche con i YouTuber famosi, perché ne ho viste tanti che andavano a proporre queste determinate lenti a contatto che si possono acquistare sul web. E questa è la cosa che mi colpisce, cioè che si possono acquistare sul web. E sul web però dubito che si possano fare le visite, e da persona che lavora in quest'ambito, quindi della visione, della disabilità visiva, è una cosa che non può non colpirmi, perché mi chiedo: ma queste persone sono consapevoli di quello che stanno facendo o semplicemente vedono la lente a contatto, vedono lo YouTuber famoso che la indossa e dicono voglio provare anch'io? E questo, ripeto, mi colpisce perché ci sono tantissime patologie degli occhi che possono essere causate da un uso scorretto delle lenti a contatto. E non sono sicura che tutti sappiano che prima di indossare una lente a contatto, che è un presidio medico, andrebbe contattato uno specialista per poter fare una visita, perché se il 90% delle volte va tutto bene, non succede niente, c'è qualche occasione particolare in cui possiamo avere problemi. Non tutti possono utilizzare le lenti a contatto, dipende dal tipo di occhio, dipende dalla capacità anche di lacrimazione del nostro occhio, per cui se non lacrima a sufficienza si secca troppo la lente a contatto e rischiamo di avere danni alla cornea, quindi anche cose abbastanza serie. Se le lenti a contatto non sono pulite in modo adeguato, possiamo avere un'infezione, e a seconda del tipo di infezione, da come è presa, da come ci aggredisce, dal magari sensibilità particolari, possiamo anche rischiare di diventare ciechi per esserci messi una volta delle lenti a contatto non perfettamente adeguate. E il sapere se sono perfettamente adeguate può dircelo solo uno specialista controllando il nostro occhio e andando appunto a valutare se siamo in grado di portare lenti a contatto. Un'altra cosa che non viene detta in questi video è che va fatto un po' di allenamento anche per il muscolo dell'occhio per essere in grado di portare delle lenti a contatto, e quindi il primo giorno si dovrebbero portare poco, poi piano piano andare ad aumentare la durata e la lunghezza del fatto di tenere la lente a contatto. E tutte queste cose però mi sembra che da questi video non passino, che passi solo il guardate che bello ho improvvisamente gli occhi grigi o gli occhi verdi o gli occhi di tutti questi colori particolari, e non si menzioni proprio neanche lontanamente il fatto che ci possano essere delle problematiche, che soprattutto nell'andare ad acquistare un qualcosa online, soprattutto quando secondo me andiamo a farlo da siti cinesi, cioè siamo sicuri che in Cina abbiano gli stessi standard che abbiamo in Europa, che quella cosa che in Cina va bene sia garantita anche per noi, perché succede spesso che magari un determinato materiale che in un paese è considerato legale e adatto all'utilizzo per l'uomo, in un altro paese non lo sia. È successo che alcuni medicinali che io utilizzo in Italia sono andate in Germania e mi hanno detto ma questi dove li compra che sono illegali? Per cui cioè, se già succede da una parte all'altra d'Europa, figuriamoci da una parte all'altra del mondo, e a me preoccupa un po' il vedere questa leggerezza nell'andare ad acquistare un qualcosa che dopo va nei miei occhi. Cioè io una cosa che non riuscirei a fare, andare a comprare una lente a contatto online per poi andarla a inserire nel mio occhio, soprattutto senza aver fatto le prove. Cioè io le prime volte che mettevo le lenti a contatto, tra che ho fatto una fatica boia a imparare a cacciarle dentro, ma sono andate diverse volte dal mio ottico per farmi spiegare
spiegare come questa cosa funzionasse, cioè quali sono le tecniche per inserirle, quali sono le tecniche per toglierle in maniera adeguata e anche per prendersene cura, perché non è solo metti togli, una volta che l'ho tolta devo anche pulirla, soprattutto se voglio utilizzarle, non sono quelle giornaliere. Poi effettivamente quelle giornaliere tendono a dare meno rischi, perché sono, cioè, le metti, le togli e una volta che le hai tolte non devi pensare appunto a tutta quella cosa della pulizia e pulirle adeguatamente, perché ripeto, si possono andare incontro a congiuntiviti o peggio. Quindi questo video voleva essere da un lato una curiosità mia, cioè nel momento in cui andate ad acquistare queste cose siete consapevoli del fatto che ci possono essere rischi, o il bugiardino che danno insieme alle lenti a contatto lo guardate perché c'è dentro e finisce diretto nel bidone delle immondizie, ma anche semplicemente quelle normali lenti a contatto non sono adatte per essere utilizzate in piscina, ma non avete idea di quante persone che vanno in piscina con lenti a contatto, io conosco. Stessa cosa per il computer, non si dovrebbero utilizzare lenti a contatto al computer, io proprio non riesco a tenerle quando sto al computer perché iniziano a darmi fastidio. Probabilmente c'è qualcuno che questa cosa non la nota, perché portando le lenti a contatto tutto il giorno sicuramente ci si abitua e danno molto meno fastidio rispetto a una persona come me che le utilizza una volta ogni tanto. Io le utilizzo per fare sport perché effettivamente ci sono delle differenze sulle lenti graduate, soprattutto quando si ha una miopia o comunque problemi visivi abbastanza forti, la lente a contatto consente una visione migliore perché consente un visus migliore. Nonostante tutto, l'occhiale toglie una parte del campo visivo per questioni tecniche, perché ha la montatura e io qua con l'occhiale non riesco a vedere, cioè riesco a guardare solo dritto. Se voglio vedere di lì devo girare la testa, cosa che mi ha creato un sacco di problemi a imparare a vedere la macchina, perché tra la cornice della macchina e le cornici dei miei occhiali io passanti che mi attraversano la strada non li vedevo, cioè io veramente ho rischiato di far fuori diverse persone, perché se vi buttate sotto faccio veramente fatica a vedere con tutti i campi ciechi, con tutti gli angoli ciechi che ho. Quindi chiaramente le lenti a contatto hanno i loro pro e i loro contro, e sicuramente il pro è la visione più adeguata e più simile a quella senza occhiali, perché ripeto il campo visivo è nettamente maggiore, e io le utilizzo per fare sport per questa ragione, oltre al fatto che una volta ho quasi rotto gli occhiali facendo sport e ho pensato se mi finiva la lente nell'occhio rischiavo, e da quel giorno ho deciso di non rischiare più. Poi sono furba perché io metto le lenti a contatto e ci metto sopra gli occhiali, ma hashtag dettagli, insomma effettivamente è più sicuro, soprattutto alcuni sport credo non vi lasciano neanche fare tipo gli sport di contatto con gli occhiali se non utilizzate le lenti a contatto. Quindi da un lato far la visita sicuramente, dall'altro ecco stare attenti alle indicazioni delle lenti a contatto, ma non solo delle lenti a contatto graduate per poter vedere meglio, ma anche quelle semplicemente estetiche, perché non cambia niente, cioè è sempre un oggetto, un qualcosa che voi mettete nell'occhio, e quindi un po' di attenzione perché appunto non vorrei dovermi occupare anche di voi. Ecco, con questo vado a concludere il video di oggi. Se non vi è piaciuto pollice in giù, se vi è piaciuto pollice in su, in entrambi i casi fatemi sapere perché. Su questo canale affrontiamo sempre gli argomenti più disparati. Se avete qualche idea per qualche argomento che ritenete particolarmente interessante potete farmelo sapere qua sotto nella sezione commenti. Se vi può interessare chi chiacchierare con la sottoscritta, sapete questo è un canale dagli argomenti più disparati, vi consiglio di andarvi ad iscrivere e cliccare la campanellina per essere sicuri di ricevere tutte le notifiche. Noi ci sentiamo tra qualche giorno con un nuovo video, nel frattempo auguro a tutti una buona giornata.